Storytime, Evoluzione Radio. Amiche e amici di Storytime, un saluto da Gianluca e ben trovati in nostra compagnia, sempre qui su Radio Italia 5. Diamo il nostro più caloroso benvenuto a Davide Menon. Ciao Davide. Ciao, ciao a tutti. E ben trovato qui in nostra compagnia. Parleremo un po' di musica, te che insomma sei un DJ, allora raccontaci un po' qual è stato il tuo percorso, quando ti sei avvicinato alla musica elettronica. Allora, mi sono avvicinato alla musica in generale grazie certo. a mio padre, che lui da ragazzo diciamo ballava, faceva il DJ anche lui nei locali della zona, quindi benissimo. È sempre stato appassionato, quindi in macchina o comunque a casa mi sono sempre ascoltato un sacco di musica grazie a lui. Bel materiale sicuramente, certo. Esatto, quindi la musica è sempre stata una passione molto grande di famiglia dalla parte di mio padre. Perfetto. E poi successivamente, quando mi sono avvicinato ai 16-17 anni, in cui si inizia ad andare in discoteca, eccetera, da lì ho iniziato, diciamo, la passione anche per il DJ. Però purtroppo ancora studiavo, non lavoravo, non riuscivo a permettermi una console, i miei non me la compravano, quindi volevo tutti i costi per comprarmela. Ho iniziato, diciamo, a risparmiare dalle piccole cose, dalle paghette. A costo di comprarmela non uscivo la sera con gli amici, perché ero fortemente intenzionato a raggiungere quell'obiettivo. Mettevi tutto nel salvadanaio. Esatto. Quando sei arrivato alla cifra l'hai rotto. Monetina per monetina. Monetina per monetina. Mi sono comprato la mia prima console. Ho deciso di iniziare con i giradischi, con i vinili. Sono super appassionato appunto della cultura degli anni 70-80, quindi ho cercato di portarla anche perché poi il DJ nasce in quegli anni, no? Certo. Nonostante le tecnologie, adesso i computer, io sono molto legato a fare il DJ con i vinili, toccare proprio la musica. Ed è anche Sicuramente sicuramente l'attività nasce lì e probabilmente ha un sapore completamente diverso, anche certo. per chi vede l'attività, per chi entra nel mondo. Sicuramente il DJ è quello. Certo, cioè il vinile poi è una cosa che ti rimane, c'è una copertina, cioè lo puoi toccare. Mentre adesso, insomma, con tutti questi, con queste piattaforme digitali, è un po' la situazione è un po' diversa. Il romanticismo. Chiunque, anche paradossalmente mia madre, con due tasti potrebbe farla DJ, perché con un tasto adesso si mette a tempo le due tracce, quindi questo quindi, è. Ecco, quindi insomma c'è un po' di nostalgia dei vecchi, sì, tempi, quando è nata proprio la professione, che te comunque adesso stai portando avanti in quali contesti principalmente? Allora, ho iniziato a suonare nei primi club della mia città, che è Carpi, in provincia di Modena. Poi ho suonato un po' in tutti i locali di Modena. Poi sono andato sulla riviera romagnola, dove ci sono i club più importanti, certo. tra cui la Baia Imperiale, l'Ecos, ho suonato lì. Ho vinto anche una gara. Che gara era? Una gara di DJ in cui c'era da mettere, diciamo, da mixare delle canzoni, dei vinili in 12 minuti. E come giuria c'era Sergione Party One, che è un artista che all'epoca era molto affermato, aveva fatto un singolo con In Excess, che era andato prima in classifica negli UK, e in cui si vincevano 200 euro di dischi nel suo negozio. Però a me ha fatto più piacere il fatto che mi ha premiato lui, che è comunque una figura importante, che ha lavorato con la Nike, che insomma che di cultura ne ha, ecco. Anche solo l'esserci accostato, ovviamente, sicuramente. No, infatti immagino che sia stata una bella esperienza. Adesso lui è tornato in Sardegna, sono abbandonato tutto, però insomma, questa cosa. Sicuramente il tuo lo hai fatto. Allora, intanto voi amici date pure un'occhiata ai canali social. Troviamo su Instagram appunto Davide Menon, e poi c'è il canale YouTube Davide Menon Channel. Ecco, che cosa possiamo ascoltare in particolare su YouTube? Esatto, ho iniziato da siccome la scena è un po' cambiata, ho iniziato da 2 anni a aprire questo canale YouTube, in cui metto comunque i miei DJ set agli eventi in cui suono, con la ripresa video anche. E parlo anche di abbigliamento, perché sono anche appassionato di abbigliamento, faccio interviste, cose di questo tipo. E anche perché negli eventi in cui sto suonando ultimamente, diciamo, c'è
una situazione, un contesto in cui oltre alla musica ci sono mercatini di vintage, food truck, cose di questo tipo in spazi ampi, insomma, ecco, penso che un po' in Italia sta andando, in Europa sta andando questo... Si mischiano un po' contesti diversi, sì, anche perché esatto. In effetti non è facile trovare un DJ set in questi ambienti, e poi noi ti possiamo trovare con le prossime date. Allora, intanto domenica 18 giugno a Carpi, ecco che evento sarà. Esatto, appunto a Carpi il 18 c'è questo Ultra Market, un evento in cui sono, diciamo, resident, in cui sono spesso. Uh-huh. E in questo caso è in una location che è nella birreria Cetaia Rinaldi, quindi uno spazio verde molto aperto in cui farò il mio DJ set con appunto questi mercatini vintage di contorno. Certo, ecco, ma è anche un po' una musica che si adatta, che si sposa con quella che è l'ambientazione. Sì, io comunque nel mio percorso musicale ho attraversato vari generi, però alla fine adesso sono, cioè, mi piacciono tuttora comunque la musica elettronica, la techno. Vado spesso a Berlino o a Londra quando ci sono concerti o eventi live di questo tipo, però come DJ prediligo suonare sempre musica disco music, funky, appunto, okay, dove tutto ha origine, ecco, certo, sempre ecco, di quegli anni. Si torna un po' all'origine. Poi c'è un altro evento, quello di giovedì 22 giugno, cena, esatto, tra i filari, esatto, anche questo è un contesto particolare. Un contesto particolare, in cena in vigna, e dopo ci sarà il mio DJ set alla cantina Bassoli, molto, molto bello, molto figo come contesto. Benissimo, sì, benissimo. Ecco, ma a te piacciono queste scene, queste ambientazioni particolari, oppure comunque sei legato al mondo dei club, delle discoteche, anche, non so, degli eventi... Allora, privati. Personalmente, come ascoltatore, come appassionato, come dicevo, se c'è un concerto, se c'è un evento che mi interessa, io vado, mi sposto, giro prendo aerei, eccetera. Come DJ ancora ho sempre suonato in Italia e prediligo suonare appunto nei club, perché uno ha un contatto più diretto, un feeling più diretto con il pubblico. Adesso la scena è un po' cambiata, i club si sono un po' ridotti, molti hanno chiuso purtroppo. Quindi, poi con la pandemia, insomma, sappiamo che sì, c'è stato anche questo problema. Sì, ecco, ha accelerato tutto, era una cosa che secondo me si stava già ecco, avviando. Sarebbe successa probabilmente. Sarebbe successa, la scena è un po' cambiata, quindi adesso, diciamo, comunque appassionato di musica, DJ, continuo la mia passione in questi contesti anche, ecco. Benissimo, benissimo. Allora, amici, ricordate di buttare un occhio, un orecchio soprattutto al canale di YouTube Davide Menon Channel, appunto, ma esatto, trovate il nostro amico anche su Instagram. Allora, Davide, qualche saluto, qualche ringraziamento che vorresti fare? Saluto tutti quelli che mi supportano, che, diciamo, supportano la mia passione di DJ, che mi seguono sul canale. E vi aspetto, iscrivetevi perché ci saranno nuovi contenuti e vi aspetto le mie serate. Ecco, sempre novità ovviamente che vi aspettano. Davide, grazie a te ovviamente per essere stato qui in nostra compagnia. Grazie a voi, grazie mille. E voi, amici, continuate a seguire tutte le nostre storie sempre su Radio Italia 5. Da Gianluca un caro saluto e alla prossima. Ciao, ciao. Storytime, evoluzione radio.